Per me è un'occasione per salutarvi, per incontrarvi, perché insomma, come dire, sono andato a Bologna oggi sono 6 mesi, quindi siamo proprio non ho ancora avuto modo di incontrare tutta Bologna, quindi grazie di essere venuti. Ma l'idea nasce dal professor Villois, che è il nostro editorialista, professore, che appunto mi ha suggerito questa iniziativa legata a queste problematiche che sono certamente da discutere sia tra di noi, sia in modo che possano essere anche recepite all'esterno, perché in fondo tutti si va alla ricerca di qualche idea giusta, ammesso che siano le idee che poi possano rimettere in piedi tutta la situazione. Dunque, non so se tutti quanti ci conosciamo, però darei questo sì, no, stavo. Allora, sì, il dottor Pitisa presidente dell'ASCO, poi è vicepresidente nazionale, il professor Villois, lo conoscete qui, e poi Melegari, presidente dell'ANCE, poi Massimo Ferrante, eccetera, segretario, segretario di sono visto che non è. ASCO, maestro, adesso lo aspettiamo di Banca Intesa. Tiziana Ferragni, Premio Industria, poi Baglionesi, vicepresidente di un partigianato di No, sono Bologna. il dottor Tino Valcari, Ah, il responsabile del regionale credito incentivico partigianato. Tino. Tino Valcari. Poi Bergamino. 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 C'è una N in più, finalmente. C'è Gian Piero Ah, Bergamino. Bergamino, perdono, No, c'è anche l'attività naturalmente vi do, come dicevo, introdurrà questo argomento. Noi cercheremo di fare poi delle sintesi il più possibile calibrate nel modo giusto. Dunque, abbiamo un problema di crescita esponenziale di questo tema,
l'altro è che siete tutte imprese, la capitalizzazione delle imprese, il credito, il terzo è le dimensioni e l'export e l'ultimo è l'attrattività del paese. Comincerei dall'attrattività del paese perché dietro l'attrattività del paese c'è forse una delle maggiori lacune della parenta di crescita di questo paese. Noi negli ultimi 15 anni abbiamo perso mediamente un punto e 50 sui nostri competitori europei di crescita. Noi lo traduciamo in valore e vediamo che siamo tra i 220 e i 250 miliardi di euro di minor ricchezza, che è un importo allucinante. Perché è successo? Sicuramente perché è mancata una politica industriale dei vari governi che si sono susseguiti, si è evitato continuamente di agire su quello che gli altri facevano, ad esempio proprio il turismo, hanno aumentato sensibilmente la loro capacità attrattiva turistica, noi l'abbiamo persa dal secondo punto di riferimento del turismo a livello globale degli anni 70 e 60 siamo passati un certo po', e il turismo soprattutto nelle aree commerciali è un elemento fondamentale per portare valuta. Altro elemento sostanziale, non si è aiutato minimamente l'impresa a crescere, non la si è messa in condizione, a qualunque livello di dimensione avesse, di poter mettere capitale proprio perché non veniva premiato, e quindi ci si è trovati da una parte a essere poco attrattivi e dall'altra parte ad avere imprese che rimanevano piccole e che non avevano stimoli a ricorrere al capitale di rischio. Contestualmente le fusioni bancarie hanno aumentato sensibilmente un certo tipo di divario del rapporto, proprio per la concentrazione decisoria che prima avveniva localmente e poi si è spostata sempre di più in pochi posti. Questo sistema è un sistema che andrebbe corretto non certamente in periodi di crisi, ma in periodi di abbondanza, e l'attuale politica governativa, a mio parere, sta seguendo un percorso di abbattimento di quello che è il debito e di rigore in una fase in cui mancano però le ricette attrattive. E vado al secondo punto. Noi abbiamo una crescita esponenziale che è confermata dai nostri dati, come Bocconi, soprattutto da quelli del CERVE, che riguarda sia il ritardo dei pagamenti, non soltanto dalla pubblica amministrazione, ma mediamente dai grandi verso i medi e dai medi verso i piccoli. Abbiamo una crescita ancora più esponenziale dei protesti e dei fallimenti. Il primo trimestre di quest'anno ha fatto crescere soprattutto i protesti anche circa del 43% sul trimestre precedente, mentre i fallimenti crescono a livello tessuto nazionale di oltre il 7%. C'è un problema di capitalizzazione, voi tutti sapete che abbiamo oltre 1.200.000 aziende di capitale, di cui la maggioranza assoluta, l'80%, l'85% sono SRL, che dispongono di un capitale di legge e hanno un patrimonio che è essenzialmente quello che possiamo definire come, come patrimonio imprenditoriale, quindi beni strumentali dedicati all'impresa. Il credito a sua volta ha subito una serie continua di aggressioni dal punto di vista anche del sistema mediatico, che certamente non lo ha aiutato a fare il suo lavoro. Quando si parla dei centinaia, del 100+ miliardi che la BCE ha messo a disposizione delle banche italiane, non ci si tiene conto che quei 100+ miliardi erano deputati prioritariamente a ricomprare debito proprio per evitare di gravarsi ulteriormente su eventuali aumenti di capitale e a comprare debito a livello di Stato e quindi di obbligazioni italiane. Il problema delle dimensioni, è inevitabile pensare che oggi con una problematica globale come la nostra le dimensioni contino e contino sempre di più. Le imprese italiane, e mi limiterei essenzialmente a quelle di capitali, fanno molta fatica a mettersi insieme e non hanno neanche delle motivazioni per farlo, proprio perché non c'è un capitale che premia, che aumenta il rischio, che abbandona un certo tipo di verticismo a favore del sistema. Contemporaneamente il nostro export sul medio grande funziona bene, credo che
i due rappresentanti del credito, per esempio, lo possono confermare. Il nostro, siamo il secondo esportatore dopo la Germania, a certi livelli competiamo con la Germania su determinate categorie di export, però questo tocca le imprese che vanno oltre i 50 milioni di euro, certamente fa molta più fatica a toccare quelle sotto. Abbiamo un problema nell'edilizia, ci sono circa un milione di imprese nell'edilizia di piccolissime dimensioni, le quali fanno in questo momento da lettere per quanto riguarda tutti i problemi, i fallimenti, i protesti, perché non lavorano da molto tempo e quindi si ritrovano a essere dei soggetti che prima erano trainanti in questo paese e che viceversa oggi stanno diventando, non solo per colpa loro, dei punti di riferimento di debolezza. Il decreto che è emanato dal governo sullo sviluppo, che rilancia le detrazioni fino al 50% e le raddoppia dal punto di vista delle piccole attività edilizie, sicuramente potrebbe essere una panacea. Bisogna vedere in che tempi viene applicato, se non viene modificato, come sarà la burocrazia. Però il nostro problema delle dimensioni, soprattutto per l'export, è fondamentale. Esiste poi, chiudo per passare la parola a ciascuno di voi, un problema che riguarda le grandi. I francesi e i tedeschi sanno molto meglio gestire il rapporto con i loro fornitori piccoli di quanto lo facciano i grandi nei confronti dei medio piccoli. Laggiù nascono delle vere catene filiere di garanzia, cioè il soggetto che dà una committenza garantisce il percorso dei pagamenti al credito in modo da facilitarne l'utilizzo anche se ha dei ritardi di pagamento. Da noi questo avviene in misura molto limitata, soprattutto non avviene al sud, avviene poco al centro, avviene di più nel nord, soprattutto nel nord-est, visto il tipo di rapporto della tipologia di imprese. Però noi anche lì dovremmo tentare di far uscire dei percorsi in cui il soggetto grande, quei non tanti soggetti grandi, si prendono sulle spalle i medi e i medi si prendono sulle spalle i piccoli e creano col sistema del credito una partnership vera che li porti a rafforzare le posizioni di potenzialità e quindi di export. Per concludere, io credo che noi siamo arrivati un po' al bivio: o abbiamo la capacità come sistema paese e soprattutto come categorie economiche di modificare determinati atteggiamenti in forte rapporto col sistema del credito, cosa che in una certa misura è in corso, ma ancora in misura non adeguata, oppure ci ritroveremo entro la fine dell'anno ad avere una situazione peggiorativa proprio perché il governo punta meno di quello che dovrebbe, a mio parere, su quello che è lo sviluppo, trovando ricette di sostegno all'impresa e mettendo l'impresa al centro di ogni tipo di attività, perché è dall'impresa che nasce il reddito delle famiglie e sono le famiglie che, se hanno reddito, consumano. Ecco, io aprirei. Direttore? Sì, il professore universitario che fa i ragionamenti, io sono giornalista e gli faccio delle domande su questo cuore dell'argomentazione finale del professor Di Blois. Cioè, il governo ha annunciato incentivi o comunque ha parlato di incentivi alle aggregazioni delle imprese proprio per superare questa dimensione che è considerata oggi un ostacolo alla crescita, mentre solo 20 anni fa veniva considerata una grande virtù italiana. Ecco, voi che cosa pensate di queste ipotesi e poi le dimensioni così, cioè, la dimensione ridotta delle imprese italiane può essere superata attraverso una politica dei distretti, così per esempio come sta facendo Confindustria, o dei consorzi di garanzia, non solo quindi aggregazioni, ma anche aggregazioni non societarie, insomma, filiere diverse, distretti. Darei a ciascuno di voi la possibilità di poter rispondere su questo, perché uno di voi ma il tema delle dimensioni aziendali è sicuramente un tema cruciale per l'Italia, la nostra economia è basata chiaramente su un tipo di imprese.
da noi nell'ambito italiano, il 97% nell'ambito italiano, il 75% del PIL è prodotto da piccole e medie imprese. Quindi mi pare che l'attenzione sulle piccole e medie imprese sia un tema importantissimo che è stato legiferato poi in modo molto importante, che è stato nel 2008, che è stato poi ripreso anche con la carta europea. Io credo che un tema importantissimo sia, al di là quello degli aspetti, quello della rete imprese, che oggi è un tema, secondo me, fondamentale da affrontare, perché è quella possibilità, quell'opportunità che dà alle piccole e medie, alle piccole imprese soprattutto, di accedere a capacità di finanziamenti, a opportunità di mercato che magari la piccola impresa non potrebbe mai avere. Quindi io ho visto, ad esempio, qualcosa dell'altro giorno, la settimana scorsa, la Regione Lombardia ha legiferato in merito alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese anche nel campo del commercio, cosa che ad esempio in Romagna non è legiferata. Mi pare questo un argomento molto interessante, mi pare un argomento da affrontare, credo che sia una delle, solo non dico la soluzione, ma una delle soluzioni per affrontare il mercato internazionale, anche perché il dato vero è che oggi, stante l'attuale situazione, le aziende che vanno bene sono quelle che hanno la possibilità di esportare e di affrontare il mercato estero. Permettetemi una domanda, un'interlocuzione, ma per il commercio, come distretti per il commercio, che cosa significa? Ma significa, dico, questo sarebbe veramente da mettere, è un progetto da costruire, da costruire insieme alle banche, da costruire insieme alle istituzioni, da costruire insieme alle associazioni, da costruire insieme alle aziende. E soprattutto quello che è importante, penso, superare l'individualismo che contraddistingue ciascuna azienda, soprattutto di piccoli imprenditori. Perché è un problema anche relazionale, quello di mettersi in rete, è un problema soprattutto relazionale, superare proprio questa individualità. Mettersi in rete col commercio, è chiaro che credo, perché non ho la ricetta, ma ho una proposta che non penso e non ho la presunzione di che oggi risolve il problema, però è una proposta che potrebbe essere quella di mettere insieme le forze di diversi imprenditori, e questo potrebbe permettere di raggiungere obiettivi che ciascuno singolarmente non fa, aggredire i mercati adesso. Parliamo di mercati importanti che sono quelli emergenti, quelli del futuro. Mi pare che un piccolo imprenditore non faccia fatica ad arrivare a pensare di poter arrivare, ma mettersi insieme anche solo per comunicare quelle che sono le proprie capacità, le attrattive del territorio, le attrattive della propria azienda, penso che sia anche un'opportunità da poter sfruttare.